Concluso il libretto delle parabole, possiamo dire che adesso passiamo ai fatti e subito con uno dei miracoli più famosi e certamente più impressionanti per quanti erano presenti quel giorno alla moltiplicazione dei pani. La prima riflessione che possiamo suggerire riguarda certamente il fatto che Gesù sembra quasi dimostrare nelle azioni quanto ha appena finito di insegnare con le immagini delle sue bellissime analogie. Seguendo i suoi insegnamenti in queste domeniche, abbiamo tutti imparato alcune caratteristiche fondamentali di Dio Padre, comprendendo che i suoi figli, a partire dal figlio unigenito, ma anche per tutti noi, è necessario adesso cercare di imitarlo nella vita concreta di ogni giorno. Ricordiamo tutti, certamente, l'abbondanza con cui il seminatore distribuiva i semi e la pazienza del padrone disposto a lasciar vivere e crescere il buono e il cattivo nel proprio campo. Ed ecco allora Gesù che dà da mangiare a 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, senza fare distinzione di sorta, finché tutti sono saziati e facendo anche raccogliere gli avanzi in 12 ceste piene. Ma anche i discepoli sembra che abbiano capito davvero la lezione del Maestro, permettendogli di compiere il segno miracoloso, mettendo subito a disposizione, condividendoli con la folla, i pochi pani che avevano, mostrando così chiaramente di essere sulla buona strada di quanti vogliono imitare la bontà del Padre Celeste per essere davvero dei figli suoi. Probabilmente le nostre misure non sono paragonabili alla sovrabbondanza di Dio, ma ugualmente è importante riconoscere che senza la nostra disponibilità a condividere il nostro poco, la nostra debolezza, anche la sua potenza non può esprimersi pienamente. Ecco allora che il nostro apporto personale, anche se piccolo, è necessario, anzi indispensabile perché l'amore di Dio possa davvero giungere in abbondanza a tutti i nostri fratelli. Inoltre comprendiamo bene dai gesti compiuti da Gesù nel moltiplicare il pane da offrire ai discepoli per distribuirlo alla folla che non si tratta solo di condividere i beni materiali. I riferimenti all'Eucarestia, il massimo dono spirituale dato a Gesù e ai suoi discepoli, è fin troppo chiaro, proprio nella scelta dell'Evangelista Matteo di riprendere i gesti e le parole caratteristici dell'ultima cena. Ecco allora che siamo chiamati a diventare strumento anche per la distribuzione dei beni spirituali, chiamati cioè a sostenere quanti hanno bisogno del pane e dei beni materiali, ma sempre pronti anche ad annunciare e condividere il regno e i beni spirituali che i sacramenti e la preghiera rendono poi disponibili a tutti. In un mondo così attento e preoccupato alle realtà materiali necessarie alla vita fisica, a difendere la salute, come abbiamo vissuto in questi mesi di pandemia, diventa ancora più importante che noi ci facciamo attenti anche ai bisogni spirituali di tante persone, chiuse forse nella ricerca esclusiva delle cose e magari neanche preoccupate di alzare lo sguardo verso i beni più importanti e duraturi, quelli che ci fanno diventare più uomini e soprattutto che ci spalancano alla speranza della vita eterna. Ed ora ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché
perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.